Tutto inizia con, io dico sempre sul sipario. E di grande appassionata di Assolutamente. cucina. Perché Ah, sei appassionato di è cucina. certo, perché quello che accomuna in realtà tutti i De Filippo, compreso È la la cucina. sottoscritta, è la cucina, una passione per la cucina, l'esaltazione di un sapore, l'importanza che si dà a un ingrediente che sia per Edoardo che per Luca erano sottolineate esattamente come una parola di un testo da recitare, quell'ingrediente, quella ricetta, quella cosa assumeva veramente la stessa importanza e serietà nel comporre, diciamo, quel piatto, nel provocare piacere, quindi è. Mi piacciono con il grande Mario Pallone. Ma pensi sempre di cucina, creatività napoletana, c'è sempre quel genio. Allora, io a un certo punto della mia vita, da pigro che si è risvegliato, ho scelto di cucinare tutta la vita, quindi finché vivo cucino. La mia forza sono le relazioni. Una frase già fatta, non datemi consigli che so di sbagliare di me, una frase di Bettini che io adoro, che è così. Io oggi imparo continuamente, dobbiamo imparare a imparare, questa è la cosa che dobbiamo continuare a fare. Non si Cioè, finisce no, mai. cioè dobbiamo studiare. Ah, io questo mi piacerebbe trasmettere a chi appunto nel mio piccolo sono un riferimento, continuare a imparare. Due chiacchiere con Antonio Frullo, il critico maccheronico. All'inizio lo facevo al lettore, nel senso che il mio punto di riferimento era il lettore, spiegare al lettore non solo un menù, ma anche a raccontare lo chef, il personaggio, al di là della dimensione della cucina, cercare di capire chi sono questi personaggi che sono anche dei custodi del territorio, assieme alle sentinelle che sono i coltivatori, gli allevatori. Tanti lettori mi seguivano dalle colonne del Corriere del Mezzogiorno, proprio perché appunto non era una recensione solo tecnica, ma cercava di dare un po' di respiro ai personaggi, ai protagonisti di questa cucina, di questa rivoluzione della cucina. Ti presentavi con questo, Sì. il tuo riconoscimento. Diciamo che questo lo indossavo quando già ero stato smascherato, quindi mi rimascheravo. Il maestro Antonio Tobelli. Ciao, Ciao Antonio, che ciao, piacere ciao. averti qui. Piacere mio stare con te. Guarda, noi dobbiamo partire per quanto riguarda Edoardo, la cucina napoletana, da una concezione più ampia. Perché nel corso degli ultimi 50 anni, in modo particolare, si è ritenuta la cucina napoletana essere una cucina cittadina, cioè cittadina urbana così come la conosciamo oggi. Abbiamo tralasciato che Napoli non era una città urbana come oggi. Napoli era una capitale europea. Attenzione, devi guardare indietro, ma non devi restare fisso nel guardare indietro. Devi guardare per attingere. La cucina napoletana oggi, sempre nell'accezione della Napoli di cui parlavamo prima, Edoardo, è una cucina unica che non ha uguali nel nostro paese. Chiacchiere con il mio amico e il grande Salvatore Cavatello, grazie per avermi Ma grazie dato a te. questa possibilità. Questa è la mia più grande passione, in realtà lo champagne e la parola champagne sono due cose conosciutissime al mondo. Forse tutti conoscono la parola champagne e il vino champagne, ma non c'è cultura dello champagne. Si conoscono i grandi marchi, le grandi maison che hanno reso questo vino celebre e famoso nel mondo, ma in realtà la champagne è un enorme bacino di cose incredibilmente diverse, incredibilmente buone. So benissimo, essere riconosciuto come un marinaio che cucina per me è il top, mi vengono i brividi, guarda, perché rappresenta il coronamento di una mia carriera duplice professionale, no? Mare è stupendo perché devi avere sempre una soluzione di rispetto. Questa soluzione di rispetto mi ha accompagnato anche in questo percorso nel mio laboratorio, insomma. Paolo Giulierini, benvenuto direttore, grazie mille per aver
aver accettato il mio invito. Certamente, l'uomo antico non è solo fatto di arte, l'uomo antico è un uomo che come noi aveva le stesse pulsioni, gli stessi affetti e anche gli stessi appetiti. E quindi, come dire, trovarsi in questa parte di museo dove ripercorriamo un po' anche i gusti gastronomici degli antichi romani significa in qualche modo essere più vicini a loro. Con il signor Raimondo Di Maio, libraio in fondo alla città, proprio così. C'è un altro libro che questo lo facciamo io e Di De Luca, è per gli amici, un Liber Amicorum. Tre fuochi. E sulla parmigiana di melanzana. Anch'io sto qua perché sono inciampato in un libro, quindi credo che la storia del libro è questa sorta di scatola magica che la apri, sta là, non dice niente. Marino Niola, antropologo della contemporaneità. Benvenuto, professore. Le sono molto grato dell'invito perché mi dà modo di parlare di un tema che mi sta molto a cuore. Intanto perché sono napoletano e quindi proprio sono un mediterraneo proprio all'ennesima potenza, perché Napoli è l'ombelico del Mediterraneo, e poi perché parliamo della dieta mediterranea, che la dieta mediterranea è convivialità. Allora, chef Alfonso di Arcagnano. Lo sai, la mediterraneità, come tu dici, è una cosa che noi ci abbiamo dentro, perché è dovuta al territorio, all'ambiente, al nostro stile di cucina, alla nostra tradizione, alla nostra cultura. Come faremo a non essere mediterranei? Mimmo dello Stuzzichino, Mimmo De Gregorio, oste contadino. Ciao Edoardo, siamo nel buongiorno tuo orto bellissimo, spettacolare, qui a Sant'Agata dei Due Colpi. Perché questo per me era un sogno che tenevo nel cassetto da piccolo, di portare i prodotti della terra, quindi valorizzare il territorio con prodotti stagionali dove danno, ecco, quel valore aggiunto alla nostra cucina della tradizione. Assolutamente. Oggi ho il piacere di parlare con Marco Ferrigno, maestro e amico. Buongiorno Marco, come stai? Buongiorno a te, Edua. Bene, devo dirti che è tutto bene, sì. Allora, questa è una tradizione che nasce nel XVIII secolo, nasce da una passione dell'allora re di Spagna che era a Napoli, il quale incominciò a fare questo presepe, quindi nasce come tradizione cortigiana. Non potevo non augurarvi un buon anno dalla mia rubrica Un cuoco per sogno, che sia il 2023 un anno di solo cose belle. Un abbraccio grande.